Buongiorno. Volevo andare al mio solito Alfred Coffee a prendermi un caffettino, ma c'era tutta la polizia fuori, hanno arrestato una tizia. Quindi io ho detto, forse non è il caso di... Erano in 26.000 poliziotti. Va bene, c'è un altro caffè qua davanti, vado lì. Spero abbiano dei tavolini. Devo montare un TikTok e cominciamo così la giornata. Fa un caldo incredibile. Quando sono arrivato cavavo la felpa perché veramente non faceva caldissimo. Era perfetto secondo me. Ok, qua non stanno arrestando nessuno. Super carino il posto, anche posto fuori. Ok, adesso devo lavorare un po'. Tra l'altro, sweet latte è questo. Sostanzialmente un vanilla latte, molto buono. Mi è arrivato un avviso di sicurezza pubblica sul telefono che dice di evacuare la zona. In realtà non questa zona, un'altra zona più sulle colline. Non so cosa stia succedendo, ma gli americani sono strani. Sono armati, quindi... Bella l'atmosfera in questo Blue Bottle Coffee. In generale mi piace questo brand, già a New York ne avevo uno vicino a casa, fanno della buona roba. Bene, ora vado a casa, mollo la roba e si va verso Venice Beach. Ok, sto aspettando il mio Uber che dovrebbe essere quasi qua e ci dirigiamo verso Santa Monica. To be honest, I've never tried. I had a friend who surfed and he was like, just come down, we're gonna, you know, surf and teach you. And in the restaurant, nobody spoke French. Yeah. Well, sir, it's been a pleasure. Thank you for... Enjoy. Yeah. Have a great day. Ho incontrato questo driver, era matto, un russo matto che mi ha raccontato tutta la sua vita, ma delle robe folli. Ogni tanto becchi degli Uber pazzeschi. Comunque, a parte questo, sono a Venice. Era un po' che non venivo qua, cioè dal 2019. Di giorno è super bello come posto, la sera è assolutamente sconsigliato. È ora di andare a surfare, devo solo trovare Joe. Eccoci. Buongiorno. Buongiorno. Ci hai messo solo 2 ore di ritardo. Va bene così, va bene. Ti avevo detto alle 11, dai. Hai detto alle 10, sono le 11. Quindi vuoi insegnarmi tu? Io ho fatto 3 lezioni. Quindi ormai sei super esperto, puoi fare niente, il trainer. Non mi ricordo nemmeno le basi, però ci proviamo. Benissimo, così ci uccidiamo. Però c'è, cioè, da $180 a 50 circa. No, ok, sì. C'è un serpente gigante. Letteralmente quel serpente dipende a schiaffi. Dipende a schiaffi. È la mia fobia più grande. Ed ecco il rental. Che dice Joe? Vediamo. Passa un po' la vita. E la parte più difficile è fatta. Sono quasi al 100%. Ciao. I supereroi, no? Che si cambiano in 30 secondi. Bene, abbiamo le tavole, abbiamo l'istruttore, vediamo cosa succederà. Non lo so, io non ho mai surfato, però è una roba che volevo provare a fare un sacco. Staremo nell'acqua bassa. È possibile che devi stare in peso a tavola e prendere l'onda. Grazie. Allora, prendi l'abitudine, inizi, fai molto piano. Sinistra avanti e sinistra avanti. Questo, pedalando. Sempre il petto un po' aperto. Le gambe. Ligaggio. Non ho idea, mi sento tipo un cane al guinzaglio. Cane al guinzaglio. Attento, e in acqua io do le alte dritte. Comunque, quest'acqua è tipo gelata. Ok, abbiamo finito il surf. Allora, un'esperienza affascinante. Di sicuro voglio farlo ancora in futuro. È una questione di equilibrio. Poi farlo bene e farlo a caso sono due cose completamente diverse, di sicuro. Io l'ho fatto completamente a caso, solo giocando sull'equilibrio. Però è stato veramente, veramente divertente. Costato $56 a testa, muta più tavola, per 2 ore. Quindi è caruccio. Però c'erano posti dove lo facevano un po' meno, che ti danno tavole un pochino più brutte. Però fico, fico. Ora andiamo a mangiare qualcosina. Quando giri con la gente palestrata finisce sempre a Whole Foods. Sì, ma noi andiamo sempre là. Comunque sono arrivati anche Sara e Jack. Wow. Non siete mai stati su questo canale? Salve. Solo sul canale dei parchi? Non lo so. Bene, Jack fa video di parchi
Sara non ancora, ma fa un sacco di storie quando sono nei parchi. Sì, esatto, fa un sacco di storie. Vediamo la macchina che ha noleggiato Jack. Comunque anche lei quando andiamo ai parchi fa un sacco di storie. Non voglio fare quello, non voglio fare quello, voglio mangiare quello. Un sacco di storie. Bella, bella, era questa. Che era comico! Questa è la macchina di Jack. Questa. Sì, ma c'è l'apertura per scappare dal baule. Ah, sì! Se ti chiudono dentro. Posso mettermi io? Non è proprio studiata per 5 persone questa macchina. Ti consiglio di andare dietro. 4 elefanti in una 500. Aspetta. Eccoci a Whole Foods. Ti componi praticamente la tua bowl, poi la pesi e hai il tuo prezzo. E c'è veramente un sacco di roba. Allora, prima assaggiamo le polpettine vegane. Ah, le hai prese anche tu alla fine? Volevo assaggiarle. Non sono mai vegane. Non sono vegane? Ho scritto vegan, ma secondo me la salsa, mica le polpette. E che senso ha? Non sono vegane, è impossibile. No, sì. Sono buone. Sono molto buone. Ci vediamo dopo a Pacific Park. Tra mezz'ora. Non lo so se è meglio una Tesla o questa, Questa è cattiva, Questa è molto cattiva, sì, vero. A dopo. Io non dormirò. Cioè, guarda rossa che bella che è. Sai che ha. Vorrei dire di no. Ma effettivamente lo è. In effetti non l'avevo mai viste rosse, sono più rare. Attenzione nord. Ma basta. Siamo arrivati al Santa Monica Pier. Qua ho fatto uno dei primissimi video di Ephraim's Adventures. Tutto è nato qua. E siamo in GTA. Proprio questo è proprio GTA al 100%. Guardate le offerte. LOL. Ok, ora andiamo al Pacific Park. Ragazzi, buongiorno e bentornati in questo nuovo video. Oggi ci troviamo finalmente. Non farmi ridere, che sto bloccando. Sto lavorando qua. Santa Monica, perché sapete che qui. Sempre un sacco di gente. L'altra volta avevo mangiato da Pierre Burger, quello laggiù. Era molto buono. Bella quell'altalena. Ah, c'è un po' di gente. Bello però. E poi c'è tutto il parco. Ok, io voglio solo fare il coaster. Hanno cambiato anche i treni, non erano forma di macchine. Doveva raggiungerci anche Gio, ma mi ha scritto che sono stanche, quindi si fanno una dormita. Va bene, continuiamo noi. Tanto. Costa $11. Questi sono i prezzi comunque, se volete vedere. Eccoci. Con la bandiera americana. Tornando al nostro sogno. Siamo in GTA. Sì. Prossima volta in piedi però, eh. Occorrendo sul tracciato. Correndo sul tracciato. Oh, vanni via. Dentro. È veloce. Lo facevo sempre con il mio personaggio di GTA. Come tutti voi, immagino. E quindi è strano essere qua. Ma l'America fa sempre questo effetto. Perché la vedi nei film, nei videogiochi. Amo questo paese. E questa è effettivamente la fine della Route 66. Chissà che prossimamente faremo una nuova serie di daily vlog con un mega road trip attraverso l'America. Vedremo. Nel frattempo andiamo a cena, che ho cominciato ad avere un po' di fame. Direzione In-N-Out. In-N-Out. Tra 400 metri. Ed ecco In-N-Out. Non mi dispiace. Buon appetito. Grazie altrettanto. A domani. Ciao. Bye. Bello. Comunque preferisco una Tesla, però.